Nell'ultimo video abbiamo visto come era possibile in realtà cercare di evitare un crollo come quello che abbiamo visto su CRDO, che ormai tutti avreste dovuto riconoscere, e se non l'hai visto ti consiglio di andartelo a vedere, lo trovi su questo canale. E oggi invece andremo a capire come è possibile trovare quelle che saranno le migliori opportunità. Ci troviamo in un momento storico dove i prossimi 10 anni, mediamente, vedremo i numeri un po' più nello specifico durante questo video, saranno quelli più interessanti per chiunque abbia un metodo, un sistema per andare a trovare un determinato tipo di titoli. Vediamolo subito. Sono Gian Massimo Usai, fondatore del Trend Positioning Research Institute, un istituto di ricerca sulle growth stock, trader professionista e esperto in momentum stocks. Ci troviamo in un momento di svolta per i mercati, in realtà in due momenti di svolta, davanti a due momenti di svolta importanti, uno di breve termine e uno di più lungo termine. Andiamo a vederli insieme, partiamo subito dalle opportunità, o meglio da quello che potrebbe succedere nel breve termine. Prima di tutto, ci troviamo davanti a quella che viene definita anomalia, un'anomalia di breve termine. Abbiamo visto in questi ultimi mesi una risalita molto forte dei mercati, nonostante per tutto questo tempo, puoi verificarlo anche in tutti i miei post all'interno del gruppo pubblico Gian Massimo Usai Trend Positioning Research su Facebook, come non fossi allineato con questo rialzo. Ora magari stai pensando: sì, Gian, però effettivamente ti sei perso qualche opportunità perché il rialzo esiste, sono ormai 6 mesi che il mercato ha raggiunto i minimi, quindi sei un po' in ritardo. Forse sì o forse no, e vediamo perché. Quindi oggi intanto ci sarà la scadenza delle opzioni di febbraio. Perché è una data importante? È una data importante in generale perché chiaramente la scadenza delle opzioni decreta per i trader e gli investitori in opzioni appunto il loro risultato, e quelle mensili sono probabilmente fra quelle più importanti. Quando abbiamo questa data, c'è una volatilità in una direzione oppure nell'altra da parte nei mercati. E questo potrebbe essere quello che viene definito Volmageddon 2.0, riferendosi a quella che è stata un'implosione nel febbraio del 2018 di alcuni prodotti legati alla volatilità, come appunto sui mercati. Li vedremo fra poco. Perché è importante questo dato? Perché quello che abbiamo visto in questi ultimi mesi in realtà non è stato un accumulo istituzionale di azioni che investitori anche di lungo termine stanno cercando di avere nel portafoglio per il futuro, ma in realtà è stato un rialzo dovuto a due aspetti fondamentali. Da una parte short covering, quindi le prese di posizione su tutta una serie di, o meglio, le prese di profitto su tutta una serie di titoli che sono stati venduti, quindi shortati, venduti allo scoperto nel 2022. E quindi quando un trader, un investitore va a prendere profitto su titoli che ha venduto allo scoperto, in automatico li deve ricomprare. Non li ritroverà in portafoglio, ma per il mercato quello decreta un acquisto. Questo acquisto porta altri compratori a salire a bordo perché vedono il titolo che si muove ed ecco che in un brevissimo tempo il titolo può muoversi in una maniera molto molto forte. Lo possiamo vedere sicuramente in titoli come Tesla e tanti altri. Ma poi c'è qualcosa di molto più importante, ovvero da cosa è stato spinto, al di là del short covering, questo mercato rialzista. E tutto sembra essere legato a una particolare tipologia di opzioni molto speculativa. C'è un articolo molto bello, molto interessante, che ho ripreso e riportato anche nel mio gruppo Facebook, appunto Gian Massimo Usai Trend Positioning Research, dove vado a parlarne. E quello che si scopre è che nell'ultimo trimestre del 2022 e nel primo
trimestre del 2023 c'è stato un aumento esagerato ed enorme, già rispetto a livelli altissimi che si erano visti per tutto il 2022, di un tipo di opzioni molto speculativo che a scadenza molto breve vengono chiamate 0DTE perché praticamente hanno 0 giorni di scadenza, ovvero meno di 24 ore. È un'anomalia che nel breve termine può funzionare molto bene, ma che poi sparirà, anche perché, come possiamo vedere dall'articolo, un articolo supportato anche da Market Watch, da diverse autorità, da diverse fonti autoritarie, vediamo che i market maker, ovvero quelle istituzioni che devono garantire la continuità di prezzo degli asset in acquisto e in vendita, in realtà non è detto che siano pronti a pagare tutto questo ingresso di opzioni al mercato, quindi a pagarne soltanto una parte. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire uno spike, in una direzione molto forte. Se fosse in rialzo sarebbe molto forte, ma non potrebbe essere supportata appunto dai market maker. In crollo, invece, ovviamente porterebbe a eventuale panico. E questo è il primo punto di svolta. Quindi in realtà il rialzo che abbiamo visto in questo momento potrebbe morire da qua a breve. L'altro punto di svolta invece è un altro studio che ho riportato questa volta nel gruppo privato di nostri trader e investitori. Il Trader Raptor Lab legato appunto a quelli che sono i nostri trader investitori Raptor, dove vediamo una rappresentazione molto interessante, secondo me, di quello che è il mercato, di quello che succede nei mercati. Che cosa vediamo? Vediamo sicuramente che abbiamo dei momenti di secular bull market, ovvero mercato secolare rialzista, e poi abbiamo dei momenti di secular bear market, ovvero mercati secolari ribassisti. Li possiamo vedere appunto dalla loro direzionalità. E sono facilmente riconoscibili perché appunto i mercati secolari ribassisti vanno a formare questi rettangoli, lo abbiamo visto negli anni 50, lo abbiamo visto poi negli anni 70, e lo abbiamo visto fra il 2000 e il tra il 2000 e il 2008 in maniera molto molto forte. Vedete come sono molto simili questi mercati, sono molto simili nella loro conformazione grafica. Dall'altra parte abbiamo momenti che durano fra i 16 e i 20 anni, almeno per quanto riguarda gli ultimi due mercati, che sono i mercati rialzisti. Perché è interessante questo grafico e perché ci troviamo in realtà davanti a un'opportunità che è la migliore per i prossimi 10 anni? Perché, come potete vedere, nel mezzo di questi mercati secolari rialzisti, esattamente al settimo anno dei mercati secolari rialzisti, e questo, come possiamo vedere, succede dagli anni 50, quindi un campione abbastanza lungo, arriva una shakerata di investimenti che butta fuori una parte importante di trader e investitori. Questo settimo anno, l'ultima volta, è arrivato nel 2020. Che cosa succede dopo questo settimo anno? Che 36 mesi dopo, come possiamo vedere qua e come possiamo vedere qua, c'è un'altra shakerata di mercato molto importante che ha bisogno di ripulire il mercato per quello che è il trend sostenibile di lungo termine. Ora, uno dei motivi per cui non ho creduto al minimo di questi mesi, ripeto, sicuramente i dati possono cambiare, i mercati sono in continua evoluzione, sicuramente la precisione al millesimo non può essere garantita, ma come possiamo vedere in realtà i mercati sono sempre molto simili, al di là di qualche anno di differenza. Questo che cosa vuol dire? Che ovviamente non andremo a scegliere e a investire e a comprare o vendere semplicemente perché al trentesimo mese pensiamo che ci sia il minimo di mercato o dopo 7 anni che ci sia un altro crollo. Non è questo il punto, chiaramente vogliamo la prova del mercato. Ma quello che è molto interessante è che, per quanto le altre 2 volte abbiamo avuto 36 mesi fra il bear market ciclico al settimo anno del bull market, questa volta a ottobre, se questo fosse il minimo, sono passati soltanto 31 mesi. Marzo sarà il 36esimo mese e guarda caso, oggi, visti i dati che abbiamo appena visto legati
alle scadenze delle opzioni e alla situazione delle opzioni e alla giornata di ieri, che è stata in realtà molto negativa, potrebbe essere l'inizio di quello che è l'ultimo crollo per far sì che anche questa volta il minimo di mercato arriverà al 36esimo mese. Non è una scommessa, non è una previsione, è semplicemente una possibilità. Ma al di là di quello che sarà o meno, al di là del fatto che siamo già all'interno del minimo del mercato raggiunto ad ottobre o che ancora lo dobbiamo raggiungere, la cosa interessante è che, come possiamo vedere, subito dopo tutte queste situazioni, andiamo a rivedere, quindi quella del settimo anno e i 36 mesi dopo il settimo anno, 36 mesi dopo il settimo anno, 36 mesi dopo il settimo anno, vediamo che c'è la seconda metà di risalita. Quindi se in un caso abbiamo un mercato che è durato 16 anni e in un caso il mercato che è durato, tutto il mercato rialzista che è durato 20 anni, e siamo adesso all'interno di quello che è il undicesimo, dodicesimo anno, decimo in realtà anno rialzista, perché qui è partito nel 2013, quindi siamo all'interno del decimo anno rialzista, abbiamo probabilmente almeno altri 6 anni di risalita. O, se dovessimo mantenere la media, circa 8 anni. Non è detto che andrà così, perché qui c'è una progressione importante, visto che la tecnologia permette la creazione di ricchezza sempre in maniera più veloce. Non è detto che il prossimo ciclo sia una media fra questi due, piuttosto che magari un altro incremento di altri 4 anni e quindi andare a 24 anni. Questo vuol dire che abbiamo uno spazio temporale fra i 6 e i 14 anni di mercato rialzista. Non lo sappiamo, non ci deve interessare, non andiamo a tradare sui cicli, ma sappiamo che molto probabilmente, se andiamo a prendere oltre un secolo di mercati, anche questa volta andrà esattamente nella stessa maniera. Ora, quella delle opzioni è un edge di breve termine che può creare sicuramente ricchezza di breve termine, perché ad un certo punto tutte queste persone verranno letteralmente asfaltate e cancellate per sempre dai mercati. Ci sono però degli edge di lungo termine, come appunto le strutture di mercato. Ora, investire sulle strutture di mercato è sicuramente una delle cose più importanti che noi facciamo, ma senza mai partire dalle strutture del mercato. Che cosa vuol dire? Che, come dicevo, il fatto che siamo davanti a questo potenziale 36esimo mese, che potrebbe essere 31, 35, 38, quello che sarà, non lo sappiamo, lo ripeto, ed è indifferente. Non andremo a prendere delle decisioni di lungo termine investendo il 100% o il 200% del capitale basandoci su questi numeri, ma a partire da questi numeri sappiamo quando dobbiamo essere aggressivi e quando non dobbiamo essere aggressivi. E questo crea un ulteriore edge, perché quando andiamo a guardare quello che succede poi effettivamente nei mercati, se guardiamo soltanto la parte destra di questo grafico, quindi questo grafico e questo grafico, che rappresenta l'S&P 500 e un grafico di Tesla, vediamo che succede qualcosa di molto interessante, ovvero che i leader di mercato, quando i mercati iniziano a salire, si comportano in una maniera molto specifica. Prima di tutto hanno dei breakout. Che cosa vuol dire? Che c'è una risalita, poi c'è un ritracciamento e poi hanno dei breakout, ovvero delle rotture verso l'alto dei massimi precedenti, come in questo caso. Ma c'è molto di più, ovvero che questi massimi arrivano in concomitanza di quello che sta succedendo nei mercati, e quindi questo ci dà quasi una garanzia di successo o comunque di essere all'interno di titoli molto specifici. Se prendiamo Tesla, per esempio, che è il titolo probabilmente più famoso degli ultimi 2 anni, visto che ha avuto un incremento di oltre 2.000 punti percentuale, se partiamo da ottobre 2019 fino ai massimi, alla fine del 2021, vediamo che succede qualcosa di molto interessante. Seguite questa linea blu che vedete che si muove in maniera verticale su questi due grafici. Che cosa vediamo? Che quando Tesla qua ad aprile del 2020 stava rompendo questi livelli, prima di tutto ha anticipato quello che era l'andamento di mercato, quindi mostrando forza rispetto al mercato. Poi ad un certo punto vedete che qui continua a salire, c'è questa rottura, e qui abbiamo la rottura di questi livelli sull'S&P.
Se continuiamo ad andare avanti, vedete che qui c'è quest'area grigia colorata che indica un pullback, che è esattamente quest'area che vi ho indicato qua. Quindi c'è una risalita, c'è un pullback e poi c'è una rotura. Salita, pullback e poi c'è una rotura. Se andiamo a vedere esattamente quest'area, che cosa vediamo? Che questa rottura arriva esattamente quando il mercato sta segnando nuovi massimi e questo ci dà una conferma della forza del titolo. Se andiamo più avanti, vediamo che c'è un'altra rottura, quest'area grigia, che corrisponde con un altro nuovo massimo dei mercati. E poi andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti e vediamo che anche in questo caso c'è una rottura di questi massimi, questa volta quest'area grigia. In realtà qui il titolo aveva già anticipato quello che stava succedendo nei mercati e la rottura avviene esattamente con i nuovi massimi di mercato. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo un edge nel mercato, vuol dire che ci sono delle anomalie, ci sono delle cose che succedono e continuano a succedere da oltre 100 anni. Ne ho parlato nel mio libro Trend Positioning, dove prima ancora di Tesla abbiamo visto centinaia di titoli, Cisco, Amazon, eBay, Google, Microsoft e centinaia letteralmente di altri che si comportano esattamente nella stessa maniera. Quindi l'idea qual è? Quella di cercare di edge di lungo termine, cercare dei vantaggi, delle anomalie di lungo termine, perché le scorciatoie, come nel caso di queste opzioni, in realtà sono scorciatoie, ovviamente, quindi opportunità di breve termine che magari per qualcuno possono anche andare bene, ma la domanda è che cosa fai per i prossimi 20 anni dopo che ti è andata bene? Probabilmente nulla, perché quello che importa è quello che fa la differenza fra un trader di successo e una persona, un trader mediocre che non ce la fa, è esattamente la conoscenza di questi edge. Questo è uno degli edge più importanti del mercato, è una delle anomalie più importanti del mercato che dimostra in realtà che i mercati non sono efficienti. È uno dei modi, è il modo in realtà che noi utilizziamo per ottenere risultati costanti anno dopo anno, ormai da 7 anni, anche con un mercato in crollo come quello del 2022. Parleremo di edge, parleremo di anomalie di mercato durante un evento dal vivo che terremo a maggio a Milano il 20 e il 21 di maggio, dove parleremo di anomalie, di struttura di mercato, di specific buy point che sono esattamente queste giornate specifiche di mercato. Ora, non voglio consigliarti di andare e comprare tutto quello che segna nuovi massimi insieme al mercato perché chiaramente serve una strategia. Bisogna capire quanto comprare, quando il rischio è basso e il rendimento è alto. Non tutti i titoli che stanno segnando questi nuovi massimi sono destinati a diventare Tesla. Voglio essere molto chiaro su questo. Ma è un ottimo punto di partenza che puoi utilizzare già da oggi per capire effettivamente se sei davanti a un potenziale titolo per il quale devi sperare che vada in alto oppure se è allineato con il mercato e sta rappresentando appunto questa anomalia. Questo rappresenta per noi una delle opportunità più importanti per il prossimo decennio, perché il mercato inizierà a salire, il mercato inizierà a segnare nuovi massimi e quindi sapere quali titoli si muovono in una certa direzione probabilmente ci sta mettendo davanti alla più grande opportunità di creazione di denaro per i prossimi 10 anni. Spero che questo video ti sia stato utile, spero che inizierai a guardare i mercati per quelle che sono le sue anomalie nel lungo termine, non le scorciatoie di breve termine. Metti un commento se ti va, metti un bel mi piace al video e noi ci vediamo per la prossima lezione. A presto.